Eva Kant, il popolare personaggio dei fumetti Compagna di Diabolik, compie 50 anni. Cartoonix in corso a Milano le dedica un intero padiglione. Vincenzo Mollica. Amore impossibile Gli quello anni che passano ti anche per gli eroi dei fumetti senza sconti, ma la loro immagine disegnata non invecchia, altrimenti che fumetti sarebbero? Così Eva Kant, dal cognome filosofico, ha toccato i 50 anni, affascinante come se fosse nata oggi al fianco di Diabolik, compagno di furti e di vita. Tutti gli appassionati di Diabolik gli hanno sempre invidiato Eva Kant, che nel film di Mario Bava era incarnata da Marisa Mell, con tanto di scena cruciale in cui i due, dopo l'ennesima rapina, fanno l'amore su un letto di dollari. All'inizio era una spalla sexy, poi negli anni Eva Kant ha acquistato un ruolo paritario col suo amante diabolico, per cui nessuna avventura avrebbe più un senso senza di lei, che ha avuto un'altra incarnazione nel video di una canzone di Federico Zampaglione, Amore Impossibile, in cui ad interpretare Eva Kant era una fascinosa Claudia Gerini. A lei va il premio Eva Kant come la più bella e somigliante in assoluto. A Milano, nell'ambito di Cartoomix, una mostra ricca di opere curata da Mario Gomboli festeggia i 50 anni di Eva Kant, di colei che è ancora in servizio permanente effettivo con la sua bellezza criminale, di colei di cui fumettisticamente possiamo ancora parlare in maniera galante senza commettere reato. Insomma, Eva, che alla mela del peccato continua a preferire le pietre preziose, segno che anche il peccato nei secoli dei secoli si è ingarbugliato. Impossibile quello che...